Ciao, io sono Marcus Clan e signore e signori, benvenuti in una nuova puntata farmacistica di Combined Atmos. Quest'oggi, signori, dopo tante peripezie, dopo tutte le singolari, ci rongioleremo in questo. Oh, sì, sì, è meraviglioso. Prima però riassuntone di tutto quello che abbiamo fatto in off camera durante le lives. Abbiamo messo a posto gli inventari. Signori, chest di smistamento vuota, non so perché, strumenti meccanici, cose che vanno poi e roba del cibo o comunque della natura. Di qua abbiamo allargato, perché dovevamo fare le singolari di tutti i materiali, ve l'avevo promesso che poi dobbiamo, e quindi ho allargato con la polished questa andesite, un po' di questo, un po' di questo, sì, un po' brutto, però adesso abbiamo un sacco più di spazio per mettere le nostre singolari. Let's go. Abbiamo inoltre spatacchiato, io preferisco questo qui di Oak, Lock Sieves, per un motivo semplice: nel pack non c'è lo swap di oggetti, quindi se io finisco la dirt e non me la mette la devo cercare io, invece posso mettermi qui col mouse bloccato con autoclicker e lui va come è. Qui abbiamo messo tutte le cose polverizzate fantasticissime. Ci abbiamo un problema. Ah, per distruggere gli oggetti ho fatto un cactus. Ci abbiamo lui. Lui che credo sia moddato, perché come potete vedere vende le bombe, vende queste cose qui della supplementaris e c'ha questa scritta qua. Però devo essere sincero, non possiamo ancora vendergli niente, quindi lo ammazzo perché lo odio sto coso. La tua conoscenza nella morte è incrementata di più 3. Oddio la musica. Oddio la musica. Ok, scusate, no, pensavo fosse... Che brutta la musica di MC, ragazzi. Allora, adesso questo pack non è più il pack vecchio, ma è il Luxury Deluxe, Luxury Edition. Aspettate che ve lo dico con certezza. In pratica, Luxury Edition. In pratica, lo stesso creatore del modpack ha aggiunto qualcosina per chi ha i computer un po' più performanti. Quindi, se avete il computer a patate, quell'altro è meglio. Se avete il computer un po' più performante, questo qui è better. Volevo ringraziare tutti i suggerimenti, soprattutto per quanto riguarda il ragazzotto che mi ha detto di fare la cutting board, perché possiamo fare questo qui che ci dà un bel po', ma si stacca, che è davvero 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 fantastico. Abbiamo trovato dentro, uccidendo un mostro, questo backpack, ma purtroppo è normale. Però adesso abbiamo due Ender Pearl, quindi io vorrei fare il coso che cattura tutto. Come si chiama? Magnete. Non credo che possiamo farlo. Ah no, posso fare perché c'ho tutta questa robetta qui. È vero, guys, fermi. Possiamo fare così, possiamo fare colà, possiamo prendere questo. E possiamo fare un pistone. Vediamo un po'. Serve qualcosa di equivalente alla stone, ma noi ancora non ce l'abbiamo. Ah, sapete che vi dico? Andiamo avanti perché adesso la stone possiamo farla. Fermi, ci ha sbloccato un nuovo capitolo. Noi dobbiamo prendere in mano queste per sbloccare questo capitolo qui, perché qui ci chiede 4 di questo e 4 di zinco. Allora facciamo i compitini fatti bene. Facciamo Watts, perfetto. Facciamo Watts pure a lui. Facciamo Sbrang pure a lei. Facciamo Spada Sproft pure a lei. Facciamo Sparbuxneft Sproft pure a lui. Molto bene. Lui è Mario invece. Mario. E abbiamo fatto. Ora purtroppo questi materiali non ci bastano per fare le singularity, ma grazie al cielo, grazie al cielo, abbiamo la possibilità di fare lo Smoosher, giusto? Lo Smaster, sì. Masterchef. Che trovo qui. Con questo posso fare il doppio. Qualcuno mi dice, ma non si può cuocere la Blackstone? Proviamo subito. Si può. Quindi forse diventa equivalente di stone. I don't know. Comunque facciamo quindi questo discorsetto qua. Dove sta? Qui. Eccolo. Sbrem, 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 statasprafstn, strurps. Perfetto. Sperando che non ci servano altre cose. Dopodiché io direi di andare a prendere due fornaci. No, prendiamo una fornace soltanto. Degli hopper. Mi ciappo questo hopper, mi ciappo questo hopper, perché qui sopra non ci stanno le singularity. Facciamo così. Molto bene. Così molto bene. Così molto bene. E ci mettiamo soltanto 4 esemplari. Giusto?
4 4 4 4 e 4. Spero di averli messi tutti. Nel caso giocherò coppe. Bam. Così io questi me li conservo per il futuro. Così ci sblocchiamo questo ciccio ciccio, giusto? 4 zinco, 4 di quello, 4 di quell'altro, 4 di questo. E don't forget the alluminio. Molto bene. Una volta arrivati... grazie. Una volta arrivato, fatto tutto questo, dovremmo sbloccare... Interessante. Ma non questo. Posso farlo? No. Dovremmo sbloccare... Non voglio fare la tinker, mi dispiace. Oh, questo è interessante, perché collega la Tinker, che normalmente è una noia, alla Ex Nilo per quanto riguarda la produzione della lava. Sono molto felice di questo. Vediamo un po'. Yes. Stiamo procedendo verso quella direzione? Ma già posso farlo? No. Vediamo se mi dice... Il pacchetto mi sembra ben fatto, eh? Serve il copper per andare a fare getting things done. E invece per lo zinco ci permette di fare la create. Io l'unica cosa che voglio, ragazzi, scusatemi, è abbassare le creature ostili, perché ogni volta fanno un casino della madonna. Tra l'altro io vorrei dei semi. Semi che però non posso fare. Non posso fare fino adesso. E quindi queste galline, ragazzi, io me le stavo tenendo, ma mi hanno detto che sulla wiki c'è scritto che la gallina... del che cavalca il mostro, viene cavalcata dal mostro, non dà le uova. Sono un po' sad, però va bene un senso. Quindi copper, tiga, ci siamo. Non ti è piaciuto? 18 di andesite alloy. Ah, aspetta, ma l'andesite alloy si fa così. Faccio così, faccio così e poi faccio così? No, oddio, mi ricordo. Come si fa? Andesite alloy. E alloy. Con i nuggets di iron o i nugget di zinco. Quindi facciamo zinco. Perfetto. Ce ne serviva 18. 18. E 18 fu. Oh, raga, preciso. Da paura. Quindi abbiamo sbloccato la create. Gli abbiamo sbloccato la tinker e l'ex nilo livello fase 2. Ora, visto che la create... Sapete che io sono un grande fan, però sono un grande fan di quando vedo il video fatto dal tizio e ci ha passato 150 ore e io no. Vorrei andare direttamente qua. Pa, 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 pa. Perché? Perché oltre al Groot, qui c'è la produzione della lava. La produzione della lava nelle Sky Factory è importantissima. Uno, perché ti dà energia, ma in questo caso probabilmente... Cioè ci sblocca qualsiasi cosa. Ci sblocca la cobblestone, ci sblocca il metodo per cuocere la crate, il metodo per cuocere della tinker. È una cosa fighissima. È davvero fighissima. Quindi prima facciamo questo e poi andiamo a fare i nuggets di là, ok? Il Groot, adesso che abbiamo le singularity, è molto bello. Mi piace. Negli altri pack la tinker è fastidiosa, perché devi andare a cercare la clay e non ti basta. Qui invece fai così. Ho la clay. Bello. Ho la gravel. E ho la sand. Forse ho esagerato, però chi se ne frega. Ah, non c'è lo spazio, aspettate. Allora, facciamo così, buttiamo qui dentro queste cosine qui. Ok? In realtà io posso buttare tutto dentro adesso, perché comunque lo vado ad utilizzare, vedete? Sbrem, fantastico. Fantastici, questa cosa è meravigliosa, ragazzi. Questa cosa è meravigliosa. Quindi growth. Cioè, guardate le quantità sopraffine. Molto meglio. Ci mettiamo una cestina qua sopra. Thank you. E voilà, stiamo producendo il Sared Bricks. Quindi di qua il Sared Bricks, in realtà me ne dice uno soltanto. Dall'altra parte, con il Growth, non so perché me lo fa fare con il Growth, possiamo fare la porcellana. La porcellona! No, di qua. La porcellana è il classico ciccio ciccio che si fa con clay e bone meal, grazie al cielo abbiamo questa farm meravigliosa, per fare il Crucible. Crucible che, grazie al cielo, eccolo qua,
Giusto, era così? Oddio, com'era? Non mi ricordo. Crucible. Ah, vedi? Ti blocca, che figata! Che figata! Ti blocca il coso! Geniale, normalmente è tutto con la porcellana, invece adesso ti chiede anche il growth. Io ne faccio un po' perché mi piace abbondare. Meglio abbondare che deficere, diceva Mario. Quindi cuociamo i crucible, lo so, vanno cotti, sono di terracotta, quindi se non li cuoci sono solo di terra. Va bene, è stato bello. È stato bello. Con una torcetta sotto. Oddio, è quello? Scusi, ma che fa lei qui? Non è stato di certo invitazio. Sono di terra cruda, cioè, hai ragione. Vabbè, ma posso pure metterla in casa. La mettiamo in casa? Ma mettiamola in casa, dai. Dicevo, con una torcetta sotto, il nostro amico ha un valore di hit 2, quindi sarà super lentissimo, ma chi se ne frega, perché oppela, oppela, oppela e oppela, con diorite, cobblestone, dust, andesite e chi più ne ha più ne metta produce lava, vedete? Però mi sa che è meglio l'andesite perché fa 2,50, ragazzi. Ok, mentre con tutto il resto dell'organico produce acqua, ma l'acqua non ce ne frega niente. Quindi facciamo così, facciamo così, e adesso se shiftiamo, l'andesite scende e ci dà piano piano la lava. Ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Considerate che adesso il pack è tutto bloccato, ok? Ma dopo potremo prendere e mettere automaticamente, potremo metterci i singolati di sopra in una sfilza enorme di crucible con sotto il coso che più riscalda di tutti e prenderemo tutta questa lava e la manderemo a... Bellissimo, bellissimo. Che un po' è il senso delle Sky Factory, quelle belle. Tipo non la 4. La 4 l'ha fatta Dark Rosto e devi stare lì a fare i bonsai pot con due palle. Mi sembra tipo... Tizio del bonsai giapponese simulator. Allora adesso metto il ferro intorno e ho l'albero di ferro. Ora lo guardo. Dopo ore che lo guardo, ci metto il diamante intorno e diventa... Noia, 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 noia. Bene! Bene, 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 bene. Ora qui ci chiederebbe di fare la Tinker. Tu dici perché dovresti fare la Tinker? Perché invece di smartellare Maestro Miyagi simulator... Sì, almeno quello che almeno ti insegnava pure a menà un pochino, no? Invece di smartellare, di dastare le cose, le buttiamo dentro ai tinker e ci facciamo i lingottini, vedi qui, barabà, molto carino, ti voglio bene, sì, ciao, bello. Ma, io ho altro a cui pensare. Punto primo, vediamo un po' quanto ci mette. Sta a un quinto dell'opera. Quindi, lasciamo perdere e andiamo. E andiamo qui. Allora. Noi dobbiamo puntare... Dove sta? Al rotellone. Mi stai a fregare? Mi stai allontanando dal rotellone? No, eccola. Il rotellone non lo mette, però lui sa che mi serve. Sa che mi serve. Come cacchio si chiama? Create? Eccolo qui, è lui. Porco il tuo schifo di persona... Scusate, mi sono ricordato perché ogni tanto la crate mi sta sul cazzo. Va bene, andiamo per gradi. Andiamo per gradi. Ci serve l'energia. Ci serve l'energia. L'energia la facciamo con questi. D'accordo. E poi ci permette di fare. Usiamo l'acqua. L'acqua che elimina l'acqua, signori. L'acqua, ma certo, l'acqua. Molto bene. Allora, quindi prendiamo un po' di legno. Opera. Qualcuno mi dice che posso fare quello piccolo. Il 1000 posso fare, fermi. Davvero? Davvero? Mi dà quel crafting che ci interessa? Ed è lui? Iron Nuggets? Fermi un po'. Col cazzo. Col quasi proprio.
No, aspetta, perché questo così? Allora, se noi ci acquistiamo... Ah, ma a me serve questo! A noi ci serve il ventolino, ragazzi, fermi! Io ero convinto che fosse il girarrosto, questo, invece no! Ci serve questo al 12%, però noi abbiamo travello infinita, quindi bribi, no? Perfetto! Vabbè, quindi comunque una water wheel la dobbiamo fare. Quindi, se fossi fuoco, farei così, molto bene. Andesite dentro e andiamo a creare prima di tutto questi qua, dei large cock, che non sono quelli che avete capito, sono, io non so, i cog. Poi dopodiché possiamo fare con delle, ammazza, già ho finita, con delle queste ne facciamo un po', perché facciamo queste qui dell'acqua. Ora dove metto? Mi faccio un'uscita di casa? Vado di qua? Vado di qua o non vado di qua? Dove vado? Vado di qui. Vabbè, qui citazioni dei soldi incredibili. Intanto, godo e mi dà tanto. Vabbè, facciamolo qui, ragazzi, perché io ho paura dell'acqua. Anzi, facciamolo qua. Perfetto. Noi mettiamo il nostro amico qui. Il nostro amico qui, poi devo dire che se c'è una cosa che mi manca dell'immersive engineering è quella water wheel. Andiamo a prendere del glassone, del glass per favore, grazie. E visto che abbiamo i bicchieri, eccoli qui, possiamo prendere l'acqua che elimina l'acqua. Water logging, grazie. E per adesso, ma soltanto per adesso, come chiami? Temo? Metto? Ma metti il ketchup? Ragazzi, ovviamente all'inizio è tutto brutto, eh? Non mi criticate perché faccio le cose orripilanti. Vi prego. Allora, riguardando il nostro esempio, guardate qui, ti dice proprio come farlo per avere la massima efficienza. Che carino. Quindi, tipo così, lo sapevo. Così. Molto bene. Così. Tecnicamente è così. Vediamo, amici. Avrei voluto vedere, ma non vedo. Ciao, così. Rimettiamolo qua. Questo qui dovrebbe... Mi prende poco culo. Ah, non mi ha tolto quella! Scusas. Non mi ha tolto questa. Oh, adesso vanno abbastanza velocine, dai, ci sta. Comunque, nel momento in cui otterremo il ferro, non ci serve farlo preciso, perché possiamo... Non so quante nuggets di ferro mi servono, però... Andiamo a buttare dentro tutto quanto. Mi servono i... Vado un po' io a creatività, vado. Mi servono questi. Bene. Mi serve lei, abbiamo detto, le plate nickel, scusate, l'ho già fatto, mi sono scordato. Facciamo così e facciamo il propeller fan, quelli picciolini, il casing, che bello che abbiamo tutto, raga, da paura. E questo qua, ora dove sono finiti quelli piccoli, eccoli. Ok, ricordiamoci com'era la cosa per la velocità, che non mi ricordo mai. Era così. No, mi sembra che vada più lento. Quindi era tecnicamente così. Così. No, così era più lento. Ho dei problemi. Ho dei grossi problemi. Così era più veloce. Ma certo, tra l'altro con la nuova versione da Create so che esiste un blocco che ti impedisce di... Cioè li puoi rimettere dove stavano per creare cose più complesse. Però non so se ce l'abbiamo adesso, quindi per adesso non lo vado a cercare. Facciamo così. E così. E adesso... Ah, però mi serve la kelp, perché questo... Questo non... Ah no, va così. Va così, va così.
Oh, mi soffi, mi sta soffiando. Mi sta soffiando, quindi o cambio tutto, oppure cambio dove metto l'acqua, giusto? Giusto, non lo so. Vediamo un po'. Faccio così. Perfetto. Ma là si struzza. Ma tu si struzza. Oppela. Oppela. Ah. Molto bene. No, non mi andava di aggiungere una rotellina che cambiava il verso. Perfetto. Quindi semplicemente io qui potrei metterci... Ah no, servono comunque le kelp, cavolo. Servono comunque le kelp oppure no. Vediamo. Gravel. Non me lo ricordo mai, è sempre una bella scoperta giocare a queste mod. Ah no, ci devo mettere l'acqua. Buonanotte, Anfro. Ci dobbiamo mettere l'acqua qua. Quindi posso fare... Oddio, come lo metto? Andiamo a vedere le strutture... Con una slab, Ah, perché le cose più piccole, il blocco non passa le cose più piccole, sì. Bello. Interessante. Certo che sto... Posso usare l'andesite, forse è meglio. Ok. Gravel me la prendo. L'acqua ce l'ho. Andiamo a verificarsi. Dov'è l'acqua di qua? Sono molto contento che la create... aspetta, così, così. Che la crate non vada fatta in maniera massiva, perché a me dopo un po' mi scogliona. Facciamo così e così. Ok, l'acqua qua, giusto? Perfetto. Se io butto la gravel, che succede? Non era quello che pensavo. Però comunque le sta trasformando tecnicamente, vero? No? Sì? Pronto? Sei solo molto lento, vero? Sei Silent Hill? Forse che uno stack ci mette tanto. Con calma. Undici nuggets! Così a sbrullens! Perfetto, questo ok, me lo ricordavo bene. Per fare la singolarità di ferro. Scusate se... Quanti ce ne vogliono? 160. La gallina canta. Oppure potremmo usarli per fare il mesh di iron che ci dà... Vediamo un po' che ci dà. Che ci dai? Che ci dà? Ci dà l'alluminio e il silver. Ci dà anche il diamante con cui pushare forte per ottenere... Ora ci penso, quello di diamante. Scusate, eh. E quello di diamante me lo dà sto ferro? Nickel. Mi dà l'iron all'1% con quello di gravel. Secondo me è meglio fare così, raga. Secondo me è meglio fare così. Allora, prendiamo questo, scusatemi, eh. Statemi dietro nel mio ragionamento. Noi prendiamo questo. E ci facciamo questo. Perfetto. Poi qui metto un altro stacchino, non lo so. Facciamo così. In realtà potrei mettercene quanti me ne pare. Basta ricordarci dei 4 minuti. Oppela. 1, 2, 3, 4, 5. Ricordiamoci, eh. Tutto. Ok, dove sono? Sono qui. Questo è il ferro. Me ne servono 6. È un po' lento, eh? Però vabbè. Me ne servono solo 6 per fare un mesh. Io sapete che preferisco questo. Quindi prendiamo questo. Facciamo U. Ok. Vediamo il diamante qual è quello più probabile. 2,5% con la gravel. 7,5% con la diorite. Con quello di iron. Giusto? Sì, quello di iron. Ok, quindi diorite. La diorite. Ah, abbiamo scoperto che possiamo fare la wanda, questa qui, con la polished blackstone.
Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo se era con la Blackstone o no. Però molti hanno detto che la Blackstone equivale... Forse quella cotta? No, questa qui. Andiamo. Perfetto. Quindi esco qua fuori. No, scusate, non esco qua fuori, fermi. Io questa qui la compatto. Perfetto. Poi la butto a terra. Non serve manco questo. E abbiamo fatto sempre quella cosa. Il martello. Eccolo qua. Il compressor da ciccio ciccio. Spero non si rompa. Perfetto. Mi dà la crushed di orite. E la ricicciottiamo. Qui forse c'ho qualcosa che mi avanza. Perfetto, sono fortissimo. 8 pezzi, signori. Andiamo a cuocere questi. Intanto qui, ragazzi, abbiamo stacche e stacche. Mamma mao. Mamma mao. Molto good. Ora, potremmo fare... Effettivamente mi suggerisce la chat. Potremmo fare una cosa. Potremmo fare che prendo questi, riottengo i nuggets, li rimetto lì dentro e riottengo ferro. Però devo essere sincero, credo sia lentissimo. Cioè, per 9 pezzi ci ha messo minuti. È davvero davvero una noia mortale. Quindi lasciamo le cose noiose alle persone noiose e facciamo l'Iron Mesh. Poi vediamo se il diamante è troppo poco raro. Diamante. No, diamante. Diamante. Ce ne servono 6, eh. Mica bau bau micio micio. Thank you so much. 42 nuggets. Perfetto. Vedi, non serve fare quel discord sense. Dai, 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 6 diamanti, 6 diamanti. Oh. No, non è la Verone, ti dà la possibilità, lo fai. 3 diamanti. 4 diamanti. 5 diamanti. Mamma mia. Per una volta, ragazzi. Perfetto. Prendiamo questa, la trasformiamo in diamantone. E adesso andiamo a vedere un attimo le sue probabilità. Ah, attenzione, perché c'è anche quello di smeraldo. Lo smeraldo, come lo ottengo lo smeraldo? Con la crushed al 7,5. Al 12,5 con la... Eh no, però questo sto guardando quello sbagliato. Quello di smeraldo, eh. E quello di smeraldo di diamanti li dà... Aspetta. L'iron al 25. Ma anche questo ci dà l'iron al 25, da paura. Però è diviso 4, ecco perché qualcuno mi suggeriva l'altro metodo. Fantastico. Non importa, perché è fantastico con questa roba. Mi sbrodolo. Guardate la roba però, scusa, fermo. Guarda la gravel, quanta roba ti dà. Ti dà l'osmium, ti dà l'uranio. L'uranio è buono per la singularity del coso. Ti dà l'uranio ore, ti dà la fluorite. E poi il netherite, non so come si ottenga, però... Vabbè, dai, facciamolo, facciamolo. Intanto questo mi dà... con più probabilità il diamantone. Vediamo. 5,25. Mentre... qui è solo 2,5. Raga, è bellissimo. Bellissimo. Io punterei ai nostri amici diamantoni. Scusatemi, ai nostri amici esmeraldoni. Quindi via questa cosa. Rifacciamo. C'ho così paura che sta rompe. Vabbè, facciamo questo. Secondo me non servono neanche così tanti, però. Nel dubbio giochiamo coppe, dai. Una cosa bella è che l'ha cambiata, posso costruire finalmente anche in verticale. Perfetto. Vai, chicco. Sexy, non si è ancora rotto. Non vedo l'ora di farsi martelli con una durabilità un po' più decente. Non vedo quello che mi dà. Già 2! Fermi! Super sexy! Bello, regà! Da paura!
Tra l'altro adesso con la lava possiamo anche cuocere le cose, gratis. 4. 5. Coraggio. E dai, mi stai facendo... E 6. Da paura. Facciamo così. Dankeschön. Oh yes. Oh yes. Non l'ho mai visto di smeraldo, ragazzi. È nuova, eh. È troppo troppo bello. Sì, a me piace fare la versione completa, poi farmo e poi grindo e poi rascio l'ultima finale. Oh, 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 oh. Bello, 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 bello. Tra l'altro, capite perché non faccio quello 5x5, 6x6, 7x7? Perché ogni volta dobbiamo cambiare i mesh. Invece questo qui è uno solo. Uno solo che poi potrei mettere qua dentro, anche se sinceramente beh. Allora, qui abbiamo l'iron grid. Adesso che abbiamo trovato questo metodo... Io sono pieno di roba, aiutatemi. Facciamo così, buttiamo tutto dentro qui, tutto qua dentro. Cuociamo l'iron grid. No, vabbè, la cuociamo di qua. Thank you. Andiamo a vedere... Andiamo a vedere la lava. Signori, abbiamo la lava. Abbiamo la lava! Abbiamo la lava, fermi! Allora, normalmente uno con la lava... Che ci fa? Che ci fa con la lava? Dai, ditemelo, ditemelo, ditemelo. Allora, prima di tutto... Da 2 diventa 7 il moltiplicatore. Mica bau bau, micio micio. Poi prendiamo l'andesite. Qualcuno fa i botti di capodanno a febbraio, ma va bene. Dopodiché... Ah, incredibile. Vediamo se mi ricordo. Non lo so se mi ricordo. Mi ricordo. Oddio. Allora, era... Non mi ricordo. L'ho fatto talmente tante volte. Aspetta, eh. Allora, qui volevo mettere l'acqua... No, era qui l'acqua che scendeva. Volevo fare quello da 4. No, vabbè. Ma sentite, ma che è? Oh, ma che è? Oh. No. Non lo faccio. Allora, qui scende l'acqua, scende la lava. Yes. Yes, of course. The course. E qui... Scende l'acqua? Boh, mi ricordo, vediamo. Ah, ok, è accettabile. Sono riuscito a fare un cobblestone generator? Ma è incredibile, ragazzi, ma guardate qua! Cobblestone generators! Ah! È incredibile che c'ho il ferro, ma non c'avevo la cobblestone. Mi sta troppo piacendo questo fatto. Allora, aspetta. Cobblestone singularity. 128. La facciamo in un istante. Ci serve soltanto un upgrade. Eccolo qui. Ma c'era altro metodo, invece? Un po' più... Ah, uno di acqua? Ma stai impazzito? O è il contrario, è barrel con dentro... No, barrel c'è dentro, giusto? Fluido on top. Aspetta. Lava e acqua solo. Forse è il contrario. Chissà se funziona. È la prima volta che lo vedo una cosa del genere. Sono una persona troppo curiosa per prendere i miei piani e farli fino alla fine. Fammi vedere un attimo. La Bob Farm Vanilla, quello Vanilla, quello Vanilla, dove siamo finiti? Allora, diceva... Oddio, già mi sono scordato. Diceva, scusi. Lava on top. Sì, raga, sono solo curioso. Il chat già... Cosa stai facendo? Segui le quest! Il demonio dell'efficienza ti picchierà.
Ogni blocco di acqua, uno di cobblestone. E niente, non mi ha convinto, caro. Mi dispiace. Mi dispiace. Devo andare. Il mio Antonio è là. Va bene, scusate, mi sono preso un attimo un periodo di ferie dal rushare. Poi qui dobbiamo sistemare tutto, perché a me questa cosa dà un po' dei feeling troppo vanillosi, sinceramente. Allora, quindi io faccio così. E non lo facciamo in questa puntata, lo facciamo domani o comunque quando esce, esatto, in live. Poi, di qua, abbiamo bisogno del ferro. Metodo migliore per l'iron a questo punto. Iron. Copper, Antonio. Alluminio. O aspettiamo lentissimamente oppure ce lo prendiamo con questo. Con la gravel. Con la gravel 25%. Ci dà comunque un botto di roba, minchia. Minchia. Vediamo un po'. Perché questo è per 9, quindi ricordatevelo. Sto andando avanti in delle quest che non so. Davvero? Quali quest? Squalo, squelle. No, davvero, dove sto andando? A New Bikini. Guarda quanta roba! Ah! Eccole. Fantastico, dice tutto quello che puoi ottenere. No, ma che è troppo bella sta cosa. Ma è troppo bellissima. Grandi. Cosa? Iron Mesh più Crushed Dead. Mi dà la netherite. Fermi tutti. Fermi tutti. La lava più la redstone dalla netherrack. La netherrack dentro il mesh ti dà la netherite. What? Ma io ti devo farmare come una zozza. Oh! Allo 0,4,8% serve una farm, secondo me. Serve una farm. E poi a questo punto, no, la sicurezza non c'è, serve una farm. Serve più ferro, mio signore, è vero, cacchio. Va bene, questo è un prossimo obiettivo, eh. Ricordiamocelo. Sapete che sarebbe bello avere qualcosa che ti ripara gli oggetti? Giuro. Giusto, giuro. Non ti rompere. Si è rotto. Cosa? Ah, la gravel non serve. La gravel non serve. Crasciarla. Sono coglione. Ah, fermo. Non serve crasciarla. Se la crashi. Sei pezzi così a Brulens. Questa è apatite. Scusate, mi fa male il coso che taggo nel naso per respirare. Quindi me lo tolgo così lo respiro e muoio. 7 pezzi. 0 pezzi. 10 pezzi. No, forse è meglio l'altro metodo, amici. Sì. Allora chiedo alla mia chat su Twitch di farmi il calcolo per quanto serve. 160 lingotti. Quanti nuggets dobbiamo moltiplicare? Che poi è 160. Giustamente. No, purtroppo per adesso questo, fino a quando non lo velocizziamo, non va tanto bene. Ho fatto soltanto 4 lingotti che diventano 8. Però, comunque, guardate che roba. Guardate che robetta! Tutta roba naturale! Molto bene, molto bene. Prendiamo questo forro. Prendiamo quest'altro forro. E facciamo... 120... Ci siamo! Ci dovremmo essere, più o meno. Facciamo così. No, tu togliti. Facciamo così. No, scusi. Me la tocca la Medusi. Grazie. A tutti i ragazzotti che glielo spiego 100.000 volte. Mi dicono, Marcus, che non metti quello più forte? È perché c'è l'hopper per adesso. L'hopper porta uno al secondo e quindi...
Due stacchi e mezzo, mi dicono dalla regia. Qui già ce ne abbiamo poi 27, te, eh? Niente male. Niente male. Facciamo così. Hop, hop. E signori, stiamo in una maniera molto vanillosa farmando ferro. Che sexy. E se proprio vogliamo fare la cosa che da lì inizia e poi finisce, facciamo così. Facciamo così. E voilà. Non entra. Tacci tua. Perché non entri? Mi piace dall'alto. Tutto dall'alto. Devo fare una casa alta. Eccolo qui. Stiamo facendo la singularity di ferro. Oh my god. Oh my god. Giusto? Perché questi qui sono, diventano lingotti. Quindi sono due stack 128 più mezzo stack. Perfetto. Tan 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 tararara, tararara, mi prendo delle mele che c'ho sempre fame. Tanto sarebbe anche ghiotto il coso, ragazzi. Il sembra brutto fatto così. L'autocibarsi. L'autocibarsi. Fermi. Come si chiama? Eccolo, il fidi. È lontano, non c'ho ancora. Oh, aspetta. Era lontano. Grazie, lei è troppo gentile con tutto questo bel di Dio, arrivederci. Però adesso vediamo un po'. Scorgo delle differenze. Abbiamo trovato il grass seed. L'industrial amps. E basta. Quindi per questa cosa grass seed. Aspetta, bene, faccio un altro di grass. Che bello, possiamo fare il mondo. Possiamo fare un po' di regrow, ragazzi. Un po' di regrow. Togliamo sto cazzo del bianco e mettiamo un po' un giardino dell'Eden. Un Jardins. Un Jarvis. Ok, basta. Ma io quello che sto cercando. Che sto cercando? Lo sto cercando? Sì, lo sto cercando. Non è la sub. Sì, aspetta, molto dico. È quello che ci dava i semi. I semi. È l'organic nello smeraldo. L'organic nello smeraldo ci dà tutto il resto. Fantastico. E noi ce l'abbiamo perché l'ho visto poc'anzoli. Aspetta, deve essere compressato? No, non posso compressarlo? E la facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Verrà un po' una merda, però ok, ok. Allora. Dirt. Grass seed. Oh, che bello. Tecnicamente poi con l'innaffiatoio questo qui si espande. E poi col bombill ci possiamo mettere. Ci possiamo far crescere l'erba. Ah, e poi i semi li prendiamo da là. Giusto. Bravi. Bravi tutti. Bravi tutti. Per quanto riguarda invece l'ortu. Cioè l'orto, vabbè. Ma sapete che. Aspetta. Fermi tutti. Io ho la clay, raga. Sapete che significa avere la clay? In questo Minecraft montato tecnico? Clay? Ottimo, direi. Bonsai pot, bravissimi. Pensiamo, bonsai pot si chiama Hopper Bonsai. Oh, fantastico. Allora, da qualche parte sono sicuro che ho messo della clay a cuofere. Non va a trovare. Dove ho messa? Dai, scusa, fratello. Qui. No, questi sono i brick. No, messi. Sono una persona orribile. E non ho messi, scusatemi.
mi serve questa, lei. Facciamo, facciamo così. Scusate, è venuto il... Voilà, molto bene. Abbastanza veloce, grazie. Grazie. Devo fare un po' più di opera, un po' più di cose, però ci siamo. Mi piace anche che puoi non seguire le quest, ma più o meno ci vai intorno. 5. Sexy, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Quindi così, no, 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 no. Abbiamo Ervasetto. Tac. Eccolo qui. E poi, mamma mia, ragazzi. Oh my god. Bello, bello, bellon. Dove li mettiamo? Non lo so. Nei drawers? Nei drawers, vai. Vai così col drawers. Vai così con legnos. Facciamo i drawers. No. Questi ovviamente per tutte le cose che possiamo farmare le facciamo, perché a me l'orto mi sta sul cazzo. A meno quando non possiamo farlo più potente, ok? Quindi più potente, facciamo così. Mettiamo uno di questi e poi ci mettiamo the amp dentro, ok? E stiamo formando industrial lamp. Ottimo, davvero ottimo. Molto bene. No, questa roba devo metterla. Vabbè, dopo sistema. Grasta, Antonio, Peppe, Carmine, Sempronio. Vediamo un po'. Beerus, pumpkin seed, Swiss Swiss, potato, melone. Possiamo fare tutto, raga. Carrots and, non so che è, sweet berry. What the fuck is the sweet berry? Cioè, sì, lo so che è, ma no. Ex nilo sequenza, mai sentita. E i polli li ho uccisi per questa puntata. Ottimo. Davvero ottimo. Ah, invece è vero, devo fare i cosi, ragazzi, qui. Devo fare il double, perché produce sia i semi che gli amp. Ok? Molto bene, molto bene. Quindi abbiamo la terra, cioè il seed, che si sta espandendo. Abbiamo, vediamo un po' se abbiamo finito. Abbiamo finito. Quasi. Quasi ti aiuto con 9 lingotti. Sì, un poco lento, fra. Tieni un problema? No, no, no. È ancora molto lento il nostro amico. Gli mancano una quarantina di lingotti. Va buono lo stesso, non ti preoccupare, fra. Non ti preoccupare. Fatto molto bene il pack. Gli zombie ci hanno dato sta roba. Non la possiamo cuocere per ottenere i lingotti. Fantastica questa cosa, mi piace un sacco. Allora. Oppelà e oppelì. Molto good. Andiamo a vedere un po' le queste che ci suggeriscono. A parte quella cosa meravigliosa. Guarda la roba. Ah, gli help, i kelp. I kelp, i kelp, i kelp, i kelp, i kelp. È sabbia. Sea pickles. Sono pickle rigs. Ok. Facciamo così. La sabbia non va crashata. Questo me lo riprendo. Meno male che la sabbia non va ricrashata. Cactus, sugar cannes, cacao, scaglie di prismarine, non male, sale, non lo vedo uscire, non lo vedo uscire. Aspetta, leggiamola questa, che magari ci sono delle informazioni che mi sono sfuggite. Raccomando, plant sempre i block deep bug flons. You can replant, sì? Sì, sì, lo so, no, lo sappiamo. Ha! Devo waterloggare un Sieves. Aha! Aha! E io ti waterloggo. Va bene. Se non sapete che cosa vuol dire waterloggare, praticamente Minecraft, la Mojang ha rovinato Minecraft un'altra volta facendo questo. No. Questo? Non ti piace? Togliamo questo.
Forse non vuole il mesh. Ah, raga, forse il CFS normale. Forse la ex Nilo Plus Ultra non lo vuole. Facciamo così, no? Ah, c'è solo un pezzo di sabbia. Ci darà quello che cerchiamo? No, sono triste. Sono triste. Sono molto triste. Dov'è la sabbia? Qua. Andiamo. Questo è waterloggare, che per me è una gran cagata. Cioè, Minecraft era bellino, eccolo, perché aveva quella sorta di fumettosità. E invece sono molto triste. È stato perso un pochino. Il bello è che mentre io lo sto facendo, la chat di Twitch, che c'ha quel minuto di ritardo, sta scrivendo qualsiasi cosa. Cioè, un tizio mi ha detto: vai in cima ad un vulcano, buttalo dentro, poi togli l'acqua, metti l'acqua, togli il mesh, metti il mesh. Qualsiasi cosa scrivono, raga. Fire corals. Ma io mi scordo sempre che c'ho questo. Agazzari! Detto ciò, i coralli non me ne frega niente. Il seagrass, eccolo qui, il kelp. Ora, se io fossi fuoco come sono e fui, anzi quello è cieco, potrei fando... Oddio, ho finito de no. No, dai, su, dai, però. Amalfero, però. Però scusa, ecco, infatti. Scusate. Invece di fare la farm di kelp, che è molto bellina, forse una delle farm più carine di Minecraft Vanilla, però dovremmo poter... Se ci riesco, scusate, un attimo di un raptus. Sì. Dovremmo poter fare in una maniera più semplice. Giusto che andare al fiori imbambito? Vediamo. Forse non vuole questo perché non è un seme, si può... Scusate, ma il mio... Il mio secchiello ce l'avevo, giusto? No, che se vada sull'acqua sono sicuro. Sono sicurissimo, quindi serve l'oggetto vanilla. No, no, niente sabbia, niente. Vedi, scrivono sabbia, sabbia. Sabbia, sabbia, certo, la sabbia, ma come no? Ciao, te. Questa è la kelp. La rompo. L'ho presa. E adesso prendo la fogliolina, che è la piantina che vanillosamente cresce, esatto. E la mettiamo qua dentro. A chicco! Perfetto. E qui? Oh mio Dio! Oh! 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 Signori! Signori, oh mio Dio, questa è sbagliata, non va qui. No, che figata. Fermi, fermi, fermi. Oh mio Dio, terza puntata farm infinita di ferro. Ma quanto è sexy questa cosa. Quindi, guys, prendiamo il mal tolto. Uno. Dos. Trese. Non so i numeri nella lingua che sto parlando. Voilà. E voilà. Iron come se piovesse. Purtroppo adesso lentamente, ma presto faremo i cosi. Coal infinito. Quindi non abbiamo neanche queste preoccupazioni. Facciamo i blocchi e tagliamo la testa al toro. E guys, con una fornace niente male. Farma di ferro infinito. Allora, io adesso mi fermo qui. Perché? Perché uno, vanno riordinate le idee con tutte le possibilità che abbiamo, ok? Due, dobbiamo fare la singolare di cobblestone, quella poco ma sicuro. E tre, dobbiamo un po'
spacchettare e sistemare tutti gli oggettini che abbiamo sviluppato. Qui ci mettiamo tutte le cose che possiamo farmare. Pelà. E guys, non dobbiamo più fare una minchia di niente. Qui sta, si sta sprecando, ma chi se ne frega. Tanto è infinito, cazzo. È infinito. Cioè, presto, prossima puntata, questo coso è pieno di ferro. È pieno. Scusate. Bene, signori, è stato un piacerone. Ah, tra l'altro abbiamo anche il grass che si sta grassando. Qualcuno dice, visto che sei nel bioma oceano, i mostri, cioè i mobs non spawneranno. Può essere vero, ma tanto ho già visto che ci sono i metodi per spawnarli con le egg. Se non sbaglio, ta-da! Quindi possiamo anche ricostruire la fauna, oltre che la flora. Questo pack a me sta piacendo davvero tantissimo. Spero prossima puntata avremo metodi più veloci per lo stoccaggio. In realtà quello che mi spererei davvero è poter craftare, arrivare a craftare un external storage per guardare, o un drover controller per far vedere all'upload tutto questo senza dover spostarci in giro per le ceste. Ma davvero davvero un pack che alla terza puntata mi piace molto. Certo, un altro youtuber, la mia terza puntata, lui avrebbe ricavati 30 dei video, ma che ci volete fa? Regà, l'aspetto il giorno dopo uscito il video, in realtà tutti i giorni, dalle 21 alle 22:30, 23, facciamo Minecraft, se lo registriamo farmiamo senza andare avanti, e invece dopo andiamo su Project X. Io vi saluto, che la vita è breve, grazie alla chat di Twitch, bella per voi, ciao! Sì, dobbiamo buttarlo giù quel coso che fa schifo.